dire che non funziona tutta la vita, ce la accendiamo due parole. Sì, sì, allora andiamo al terreno così. Per presentare il nostro programma e per chiarire che noi non abbiamo cambiato idea, soprattutto sui punti fondamentali, ovvero vogliamo la sovranità piena di questa nazione, vogliamo uscire dall'euro e dall'Unione Europea, riprendere l'economia nelle nostre mani, indirizzare l'economia della nazione e mettere tutte le risorse in campo per far sì che la gente torni semplicemente ad avere un lavoro stabile, fisso e ben pagato, la possibilità di comprarsi una casa di proprietà e di fare dei bambini. Sembrano tre cose semplici, ma per farlo dobbiamo riprendere la nostra libertà e mandare a quel paese quei pazzi che stanno seduti a Bruxelles. Oggi è esterno a un governo Salvini, soltanto a un governo Salvini. Sì, infatti non ci sarà nessun governo, credetemi, perché purtroppo la legge elettorale l'hanno scritta apposta per pareggiare, quindi si pareggerà e ci sarà un governo tecnico. Però se mai dovesse succedere, ma è impossibile, ci fosse un governo, che questo governo fosse guida sovranista, ci porti fuori dall'euro, il nostro appoggio esterno ci sarà, ma parliamo veramente di fantapolitica. Noi dobbiamo andare in Parlamento a fare la più dura opposizione possibile al futuro governo tecnico che arriverà. Ma noi ci aspettiamo di prendere il 3% e di superare lo sbarramento per entrare in Parlamento, poi potrebbe anche arrivare di più. I riscontri sono tanti, cresciamo ogni giorno, mancano 14 giorni, c'è ancora molto margine per crescere. A breve avremo qualche apparizione nelle serate di gala importanti della politica italiana, quindi forse riusciremo a raggiungere la distanza. La distanza da noi c'è un po'. Mi fanno un po' tenerezza perché non li ho mai visti in piazza a protestare quando qui si tagliava l'articolo 18, si metteva la libertà di licenziamento. Si chiudevano interi comparti industriali di questa nazione, si svendeva il comparto pubblico, cioè la sinistra ha smesso di fare la sinistra e oggi la sinistra la possiamo trovare solo dentro i programmi di Casa Pound, quindi è chiaro che la stanno lì a protestare, però sono sicuro che dopo il giorno del voto non li vedremo più. Grazie mille. Grazie.